Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo completato l'area 2, la dimensione rovente del Magolor Epilogo. Oggi in questo video volevo mostrarvi come completare l'area 3, che adesso raggiungeremo anche grazie ad una nuova abilità, la sparizione quadridimensionale, che abbiamo appreso alla fine dello scorso episodio. Allora, livello 3.1, andiamo, vediamo un po' com'è strutturato. Anche questo video, come tutti gli altri, lo troverete diviso in capitoli. Allora, intanto facciamo esplodere tutte queste caselline. Occhio alla palla di ghiaccio gigante. Vediamo se riesco a trasferirmi da questa parte. Perfetto, ho anche evitato di subire un danno. Devo ancora imparare ad utilizzare bene questa abilità, ma non preoccupatevi che a breve la saprò padroneggiare perfettamente. A parte qualche danno che subisco ogni tanto a causa di questi nemici, ma vabbè, non importa. Andiamo qui sopra, grazie. E mi prendo anche questi punti magia. Cambiamo zona. Non sono molto lunghi come livelli. Oh, 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 la chiave. Dove pensavi di andare? Dove pensavi di andare? Guarda lì che tesoro! Opla! Prendiamo tutto. Poi torniamo un attimo indietro. Ah, non c'è più niente. Ok, allora procediamo. Pensavo ci fossero dei punti magia. Solo lui? Mi sa che quelle pareti, non so perché, ma a breve si inizieranno a muovere. A parte che possiamo buttare i nemici contro di esse. Vedete, così subiscono dei danni extra. Accidenti. Potevamo prendere anche quella gemma là. Vabbè, non importa. Vai, livello completato. Beh, oh, primo livello che riusciamo a completare e ottenere anche una medaglia dorata, eh. Ho potenziato l'abilità degli aghi e adesso direi di procedere con il livello 2. Adesso vi faccio vedere perché ho deciso di potenziare proprio quell'abilità. Allora, così ne abbiamo colpiti due insieme di nemici. Lui lo possiamo far fuori così e adesso facciamo fuori loro. Olè, 4 in un colpo solo. Via che c'è del ghiaccio, ecco, proprio quello che volevo evitare. Attenzione. Abbiamo eliminato questi mostri acquatici. Allora, avvicinatevi. Ho evitato che mi facessero dei danni, eh. Quindi li ho colpiti io con la bomba, ma anche con gli aghi. Adesso possiamo andare da questa parte, però occhio. Via, grazie, non mi toccare. Aiuto. Bene così. Eccolo. Uno e uno due. Ah, ce n'è ancora uno? Allora. No, fino là non ci arriva. Facciamo così. Dobbiamo sbloccare il passaggio. E poi voglio andare un attimo qui sotto, perché così attiviamo questi. Però sbrighiamoci, perché non vorrei mai che si chiudessero di colpo. Ok, forse
non è stata la soluzione migliore. Vabbè, subiamo un piccolo danno, ma almeno possiamo proseguire. Dovevo aspettare prima di buttare giù quelle macchine. Oh, 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 oh. Bene. Altri punti magia. Li prendiamo tutti. Non lasciamo nessuno indietro. E adesso dobbiamo difendere questa cosa qua al centro. Dai, che è abbastanza facile. Sono nemici abbastanza semplici da abbattere. 34 combo. Accidenti. Ah, dai. Adesso arriva quello grosso. Galboros d'acqua. No, 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 non toccare, non toccare, non toccare, non toccare, non toccare. Ah. Sì, ce l'ho fatta. Mi hanno danneggiato un pochettino il contenitore, ma... vabbè, comunque un po' di punti magia li abbiamo presi. Ho cercato di fare del mio meglio. Vediamo un po' che medaglia mi danno. Medaglia d'oro. Bene. Sì, sì, man mano che sblocchiamo nuove abilità riusciamo ad aumentare il numero di combo che possiamo fare. Adesso passiamo al livello 3. Probabilmente la dimensione 3 è strutturata come la dimensione 2. Quindi 4 livelli più il boss. Lì ho sbloccato il passaggio. Qui cosa c'è? Ah ah, punti magia gratis. Ah, li prendiamo? Li prendiamo e come? Non ci provate, ragazzi. C'è quello che lancia le bombe. Aia. Cosa ho attivato? Non lo so, ma... aia, ma da dove mi hanno colpito? Dobbiamo andare qui sotto. Bene così. Poi colpiamo quello. Perché dobbiamo entrare lì dentro, eh. Anche se non li elimino tutti i nemici, va bene lo stesso. Allora, spostiamoci a sinistra. Poi al centro. Così impari a colpirmi. Andiamo di nuovo a sinistra. Così evitiamo la sparaghiaccio. Distrutto immediatamente, voglio quella roba lì. Quanti danni. Qui siamo un po' sullo stretto, eh. Prendo questo. Ah, peccato. Meno male che c'è un gelato qui sotto. Datemi il gelato, grazie. Si va giù. Occhio a questi omini. Ci sono i due bombaroli. Ce n'è un altro anche qui. Ne arriverà anche uno bello grosso, probabilmente.
Questo è già un po' più resistente. Uccisi. Usiamo questo attacco particolare. È un po' sprecato, però, visto che sono in fin di vita. E ce l'abbiamo fatta. Bella. Visto che ero in fin di vita, ho fatto bene ad usarlo. Piuttosto che morire. Tanto sicuramente riuscirò a ricaricarlo in qualche altro livello. Combo massima 26. Altri 700 punti. Allora, vediamo un po'. Questa è l'area sempre 3, livello 4. Come immaginavo. Allora, dopo ci sarà la boss fight. Però tanto noi prima dobbiamo completare le varie sfide. Occhio a questi qui che si muovono. Attenzione alle noci di cocco giganti. Che succede? A parte che possiamo anche semplicemente farli cadere, eh. Attenzione, niente, ho mancato quello là, viola. Quello verde no. Mamma mia, Magolor, però, che rischio. Non lasciamo indietro nessuno, Adesso dobbiamo scendere. Occhio ai polpi. Evitiamo in questo modo la roccia gigante. Questo me lo prendo. Ah, torta presa! Mamma mia! Veramente, per un soffio. Anche questa me la prendo. Porta sbloccata. Non ho visto se c'era qualcosa a sinistra. E adesso possiamo stare un attimo tranquilli. Più o meno. Queste tartarughe che sembrano innocue, invece non si sa mai. ...45 la combo? Ce l'abbiamo fatta! Bella questa piccola battaglia finale. Abbiamo fatto una combo di 45, l'ho vista. Però mi ha dato argento, o sbaglio? Allora, lì in mezzo c'è il boss, perfetto. Andiamo ancora di qua. Iniziamo a completare le sfide, quindi questa abilità devo portarla al livello 2. Anche perché oltre non può andare. Prima sfida, di solito sono abbastanza brevi. No, maledizione. Ok. Ecco, alla fine comunque mi ha colpito. Beh, benissimo. Vabbè, stavolta quella cosa lì la possiamo sfruttare come piattaforma. Bello però.
No, voglio anche questo. Sono egoista. Mamma mia. Voglio tutto. La seconda sfida è qua, eh. Aghi mortali di livello 3. Li ho. Mi fanno anche vedere come utilizzarli. C'è un po' di casino qui in mezzo. Ah, ma ho bloccato... Ok, avevo bloccato temporaneamente il passaggio. E quello come lo colpisco, scusate? Ah, così. Abbastanza semplice. Mi stavo perdendo veramente in un bicchiere d'acqua. Boh, chiave. Saliamo. Apriamo la porta e siamo già arrivati in fondo. Bene. Ci abbiamo messo veramente pochissimo. Dai, abbiamo un po' di punti magia da utilizzare per potenziare le abilità prima di andare ad affrontare il boss. Ed ecco la terza sfida, che siamo riusciti a sbloccare perché ho già potenziato la barriera al livello 2. Funziona così. Bene. No. Voglio poi rifare questo livello perché ho lasciato indietro una marea di roba. Occhio che posso sopportare al massimo 5 colpi, eh. Ho lasciato indietro una marea di roba, vado subito a riprenderla. Prima di andare dal boss, vediamo un attimo cosa posso potenziare. Vabbè, la salute sicuramente, l'energia. Poi la sfera stregata. Il cannone. E sicuramente anche la tempesta. Bene. Nelle ultime due dimensioni sicuramente... Anzi no, nell'ultima. Perché dopo questa dovrebbe esserci ancora una dimensione. Riuscirò a completare i potenziamenti. Oddio, lo scimmione Super Saiyan. Idrogorilla? Ma stiamo scherzando? E vabbè. Cos'è? Cos'è sta roba? Guarda che roba. Vabbè, si teletrasporta. A parte che non mi ha praticamente fatto niente per il momento. Meglio così. Ah, stavolta ha attaccato direttamente. Cos'è quello? Quell'attacco lì l'ha sentito, eh. Tanto mentre sono schiacciato a terra non mi puoi far niente. Oddio. Attenzione. Beh, le bombe le sento. Oh, e quella roba lì cos'è? La sfera Genkidama? Sapete cosa? Mi dimentico molto spesso di proteggermi. Comunque le bombe gli fanno veramente malissimo, eh. Sì, dai, rimbalziamo via.
Beh, se continua così ce la facciamo tranquillamente. Sono sotto di lui! Sono sotto di lui! Eh no, mi ha preso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho trovato questo gorilla più facile rispetto all'altro da sconfiggere. Cioè, veramente, l'ho trovato molto più semplice da battere rispetto all'altro che abbiamo affrontato con Kirby. Che poi, se vi ricordate, l'ho sconfitto con il Kirby base, senza utilizzare nessuna abilità particolare. Bene, 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 dai. Va bene così. Sono soddisfatto della prestazione. Eccoci. Il frutto andrà direttamente alla base. Sì, abbiamo ancora una dimensione. A meno che non ce ne sia una extra, perché i candelabri da accendere erano due e adesso uno solo. Vediamo un po'. Magolor ha ricordato Buco Nero. Grazie al potere del frammento di frutto, ora Magolor può eseguire Buco Nero, la levetta analogica sinistra in alto più X, con energia magica al massimo. Quindi vediamo un attimo, perché devo togliere quei cubi lì. Passiamo da questa parte. Carichiamo l'energia. Apriamo un buco nero e facciamo piazza pulita. Bene così. Questa è la dimensione Trova il Candra. Ho sbloccato il passaggio, sì, qui c'è il frutto, l'altare con il frutto e basta. Va bene, allora cercherò di completare questa dimensione nel prossimo episodio. Direi che per il momento ci possiamo salutare qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Alla prossima!